e si riempie di ogni gioia e pace della fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca con la vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire come le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno e non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
nuvole e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti furono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte, e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non vedono nessuno se non Gesù da solo.
Mentre scendevano dal monte Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Gloria a Dio. La trasfigurazione di nostro Signore. Una scorcia del cielo sulla terra. Trasfigurazione di nostro Signore. Una scorcia del cielo sulla terra. Fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Oggi celebriamo la festa della trasfigurazione del Signore. Un momento di rivelazione divina, che ha un significato profondo per il nostro cammino di fede. In questo giorno siamo invitati a salire sul Monte Santo con Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni e ad assistere allo splendore della sua forma trasfigurata. Riflettiamo su questo evento trasformativo e tra i modi, ispirazione per approfondire il nostro rapporto con Cristo e abbracciare la nostra vocazione dei Suoi discepoli. Salire sulla montagna sacra. La trasfigurazione ha avuto luogo su un monte che simboleggia l'ascesa verso un luogo di incontro con Dio. Così come Gesù invitò i suoi discepoli a seguirlo sulla montagna, e ci invita a salire sulle montagne della nostra vita, quelle sfide, quelle lotte e quei momenti di preghiera che ci avvicinano a Dio. Scalando queste montagne spirituali, ci apriamo momenti di rivelazione e trasformazione proprio come fecero i discepoli in quel giorno glorioso. Uno sguardo al cielo. La visione trasfigurata di Gesù, con il suo volto splendente come il sole e le vesti candide come la luce, dire ai discepoli un assaggio del cielo sulla terra. In quel momento sacro essi furono testimoni della gloria del Signore risorto e sperimentarono un assaggio del regno celeste. Apparvero loro Mosè ed Elia, le persone che furono assunte in cielo. La trasfigurazione ci ricorda che la nostra vita terrena è strettamente legata a quella divina e che anche in mezzo alle lotte di questo mondo possiamo intravedere il cielo attraverso l'incontro con Cristo. La voce del Padre. Da una nube luminosa risuona la voce di Dio Padre: questo è il mio figlio diletto, col quale mi compiaciuto, ascoltate. Con queste parole il Padre afferma l'identità divina di Gesù e sottolinea l'importanza di ascoltare i suoi insegnamenti. Oggi Dio ci parla attraverso le scritture, l'Eucaristia e i suggerimenti dello Spirito Santo.
Ascoltare Gesù e seguire la sua via ci avvicina al cuore del Padre e ci rivela il cammino del vero discepolato. La chiamata alla trasformazione. Mentre Gesù si trasfigurava davanti a loro, i discepoli furono trasformati dall'incontro, furono chiamati a lasciare la montagna e ad apprezzare la loro missione nel mondo. Questa esperienza trasformativa li prepara alla sfida e alla prova che li attendevano. Allo stesso modo, quando incontriamo Cristo nella preghiera e nell'adorazione, siamo chiamati a essere trasformati a sua immagine, riflettendo il suo amore, la sua misericordia e la sua compassione nella nostra vita quotidiana. Abbracciare la nostra croce. La trasfigurazione avvenne poco prima della passione e della morte di Gesù. Si ricorda che la gloria della risurrezione è intrinsecamente legata al cammino della croce. Seguendo Cristo, anche noi dobbiamo apprezzare le nostre croci, confidando che attraverso le nostre lotte e i nostri sacrifici saremo trasfigurati e parteciperemo alla gloria della sua risurrezione. Ascoltare, alzati, non temere. Dio Padre chiese ai discepoli di ascoltare Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli di alzarsi e di non temere. I discepoli erano tentati di congelare il momento, ma la vita sta nell'alzarsi e nel camminare. Per questo evento profondo ci ispiri a cercare momenti di preghiera e di riflessione salendo le montagne della nostra vita per incontrare il Divino. Portiamo la luce di Cristo giù dalla montagna e condividiamola con il mondo, essendo pari di speranza, amore e trasformazione delle nostre famiglie, comunità e oltre. Nel nostro cammino la trasfigurazione del Signore rafforza la nostra fede, approfondisca il nostro amore per Cristo e ci dia la forza di vivere come dei discepoli risplendendo la luce del cielo sulla terra. Un pensiero speciale. A conclusione di questa riflessione, vogliamo rivolgere a tutti i giovani del mondo che dal 1 al 6 agosto si trovano alle scuole per la Giornata Mondiale della Gioventù, accompagnati anche dal Santo Padre Papa Francesco, questa nuova occasione di mettere al centro della vita della Chiesa i giovani, sia come ha detto il Papa, sia il futuro per la rinascita della Chiesa e dell'umanità intera. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo in piedi, professione di fede. Credo in un solo Dio. Yeah.
questo regno. Fissando lo sguardo su Gesù, il nostro cuore viene illuminato e può pregare con verità il Padre che è nel cielo. Diciamo insieme: donaci la tua luce, Signore. Donaci la tua luce, Signore. Per ogni comunità cristiana, ascolti la parola di Dio con fede e da essa si lasci illuminare nel cammino da percorrere. Preghiamo. Donaci la tua luce, Signore. Per i giovani convenuti a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù, fissando lo sguardo su Gesù, sappiano camminare come Maria per portare a tutti il Vangelo. Preghiamo. Donaci la tua luce, Signore. Per i cercatori della verità, per l'intercessione di Santa Teresa Benedetta della Croce, la compatrona d'Europa, di cui mercoledì celebreremo la festa, si lascino rischiarare e guidare dalla sapienza dei martiri e dei santi. Preghiamo. Donaci la tua luce, Signore. Per tutti noi che celebriamo questa Eucaristia, nutriti dalla parola e dal pane della vita, sappiamo attendere con fede la stella luminosa del mattino. Preghiamo. Preghiamo un momento per le intenzioni della comunità locale. Padre buono, ascolta la nostra preghiera e rende luminosa la nostra vita, perché sia segno trasparente del regno di amore che vuoi donare a tutti i tuoi figli e figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio onnigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio onnipotente e eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, e gli rivelo la sua gloria, e nella sua umanità in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scalando della croce e per rinunciare il compimento del corpo di tutta la Chiesa, della gloria che ripulsa in lui suo capo. E noi uniti agli angeli e scassanti, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Il Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. E nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, te rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo stesso lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci offriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Erio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che ti ha redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che ha convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Preghiamo un momento di silenzio per le nostre intenzioni personali. Ricongiungi altri, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, Padre, ci trasformi a immagine del Cristo, che nella trasfigurazione rivela agli uomini il mistero della sua gloria e rivive il regno dei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Ricordo che stasera inizia la novena per la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. La novena sarà sempre alle 18:30 insieme alla messa fino a lunedì 14 agosto. Lunedì poi sarà anche la messa di lunedì, sarà anche la messa, diciamo così, della vigilia. Poi martedì 15, la messa è normale, sempre alle 10:30, alle 18 i vespri e infine alle 18:30 la Santa Messa con la solenne processione per le vie del paese. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E abbiamo grazie a Dio. Numero 76.